Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Non so quante settimane è che non registro, veramente. È una cosa penosa, lo so, però niente, insomma, avevo un po' bisogno di assestarmi con questi turni di lavoro, eccetera. Ti dimostra il fatto che oggi sto registrando, ma non lavoro. Cioè, non faccio tirocinio, insomma, perché oggi è un giorno di riposo e anche domani sono di riposo, ho dei turni un po' strani. Questo appunto proprio perché è tanto impegnativo. I giorni in cui faccio tirocinio, veramente la mia routine sta diventando, cioè, vorrei dire noiosa, ma in realtà, cioè, è normale, penso. Sono molto molto stanca. Se faccio mattina dormo tutto il pomeriggio, se faccio pomeriggio dormo la mattina, quindi mi sveglio all'ultimo momento apposta per mangiare e per uscire. Se faccio notte è il mio turno preferito perché avete praticamente 2 giorni e mezzo di vacanza, nel senso la notte vabbè, lo sapete come funziona. Tipo, se io oggi avessi notte, avrei tutto il giorno per fare i cavolacci miei, stanotte lavoro, domani e domani l'altro sono a casa, è un esempio, quindi sarebbe molto molto cool, ma niente, mi tocca aspettare domenica per fare la notte. E questo è quanto, quindi oggi sono di riposo assieme a domani perché avevo sforato un po' le ore, quindi mi sono presa un giorno di riposo. Però riposo per modo di dire, nel senso che ho deciso di cominciare un vlog un po' senza tanto sapere cosa avrei fatto, nel senso che oggi appunto è martedì e avrò un corso oggi pomeriggio che io approvo tanto ed è un corso, come potrei spiegarvi, un progetto nel quale si parla dell'alimentazione in ospedale nelle pazienti oncologiche. Questo corso al pomeriggio. Adesso è mattina e voi vi chiederete perché sei sveglia alle 9, 8:50? Perché avevo voglia di portare fuori Artù, cioè è da penso 2 settimane che non porto fuori il cane al mattino perché o lavoro mattina oppure lo portano fuori i miei perché io dormo, non c'è molta alternativa. Quindi, visto che oggi ero a casa, mi sono concessa questa cosa di svegliarmi presto. Così adesso mi sono messa ovviamente il pigiama. Non credete che io mi vesta per portarlo fuori, però i pantaloni della tuta, così mascheriamo e facciamo finta di essere vestiti, ma in realtà non lo siamo. Era da troppo tempo che non uscivo a quest'ora ed è meraviglioso. Sembra strano da dire, ma è vero perché fondamentalmente, cioè, quando si sta al reparto la luce del sole la si vede attraverso le finestre. Veramente io a volte entro che c'è buio fuori ed esco che c'è buio. Niente, ora Artù sta facendo i suoi bisogni, quindi li raccoglieremo. E poi torniamo verso casetta. Però io mi sento di dire che questo video, il video in questione in cui si vede lei che prende un aggeggino comprato su... Allora, sono passate un po' di orette dall'ultima volta in cui ci siamo sentite. Sono le 13. Io mi sono vestita molto, cioè mi sono messa i vestiti che avevo ieri, però ok. Mi sono messa questa maglietta a manica lunga perché fa freddo. Mi sono messa i jeans neri soliti e i miei scarponcini super comodi. Niente, adesso andiamo a questo corso che appunto vi ho già spiegato che cos'è. Penso che altre cose da dirvi su quello non ne ho. Sono le 13, il corso inizia alle 14, ma uscirò un po' prima perché devo fare 2 giri.
Quindi ora vi saluto perché devo portare fuori il cane e devo vestirmi, insomma, uscire. Quindi ci vediamo dopo. Eccomi qua, non sono morta, tutto bene, però è stato un corso un po' intenso, nel senso che ho finito davvero poche ore fa. Ho finito alle 6 e un quarto, tempo di arrivare a casa, mangiare, eccetera, insomma, alla fine sono le 10. Però sono tranquilla perché tanto domani mattina dormo e mi riposo più o meno. Quindi, insomma, sono tranquilla. Il corso è stato molto interessante. Oggi abbiamo parlato proprio di nutrizione, in generale, insomma, tipo i macro e i micronutrienti, cosa mangiare, cosa non mangiare. È stato veramente molto molto istruttivo e sono stata super felice di aver partecipato almeno oggi. Poi vedremo le prossime lezioni perché si fa sempre più intenso, insomma. Adesso sto aspettando un mio amico che appunto viene qua e ci guarderemo un film. Infatti ho già acceso Netflix, non so ancora cosa sceglieremo perché volevamo vederci un horror. Adesso intanto che, visto che la tradizione di quando usciamo è andare in un pub e bere una tisana come dei vecchi. Esatto, adesso vado a mettere su il bollitore, così ci faremo la tisana anche da in casa. E niente, questo è tutto. Sono tutta super brufolosa perché si sta avvicinando quel bellissimo periodo del mese. E niente che dire, la giornata di oggi è finita un po' così, cioè nel senso, non abbiamo fatto molto, però dai, adesso dopo vi aggiorniamo su quale film abbiamo deciso di guardare. Buongiorno! Allora, alla fine ieri sera sono crollata. All'una più o meno sono andata a letto e sono morta, quindi non vi abbiamo più aggiornati su qual era il film. Comunque è stata una grande cavolata. Si chiama Il gioco di Gerald qualcosa. È una cacchiata tremenda. Parla di questa che rimane legata ad un letto per dei giorni, incatenata con delle manette, e deve liberarsi per sopravvivere. No, non guardatelo, non consigliato, gran cavolata. Niente, detto ciò, volevo soltanto chiudere questo vlog perché continuarlo oggi sarebbe un po' lunga come cosa. Sono le 9:46, io sto uscendo perché oggi è il mio giorno, vero giorno di riposo, diciamo. Ieri era un cambio turno più che altro. Invece oggi sarebbe stato il mio vero riposo, quindi lo utilizzo e vado stamattina a bere un caffè con Giulia, poi vado in palestra e poi devo lavorare al PC per delle cose, insomma, ho un po' di cosette da portare avanti. Vi mando un bacio, vi faccio vedere cosa mi sono messa, ma molto tranquillo. Anche qua ho messo questa felpa qua, nuova, con, vedete, la lampo qui davanti. Poi ho messo i miei soliti jeans. Perché non si vede nulla? Ecco, ho messo i miei soliti jeans, questi qua chiari. E infine le mie bellissime nuove scarpe. Bene, detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao!